Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Game Sport. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video. Oggi siamo qui tornati con un nuovissimo video col post match di Inter contro Napoli. Lo so ragazzuoli, sono passati un po' di giorni, però ci sono state veramente tante tantissime notizie di mercato, ma soprattutto nel post Inter Napoli, che vi ricordate Juan Jesus Acerbi, il loro caso che è esploso in questi giorni. Una mancanza, non so perché, ma comunque andiamo a parlare proprio di Inter Napoli, quello che è successo nel match, anche andando a entrare nei meriti del caso Juan Jesus Acerbi. Ma come sempre, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti, iscrivendovi e attivando la campanella, quando pubblico video vi spunta una feed, una notifica, basta premere, siete subito qui all'interno del mio contenuto e soprattutto ragazzi, così non vi perdete neanche un video. Tutti i video escono qui su Ivan Game Sport alle ore 13, all'ora di pranzo ogni giorno, e i tantissimi shorts, veramente non vi perdete nulla e mi supportate al massimo. Tutti i shorts escono tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 di sera. Allora, a ore 20:45, ultima partita della 29ª giornata di Serie A, quella tra Inter contro Napoli. Partita conclusiva di questa 29ª giornata di Serie A. Praticamente l'Inter che gioca un buonissimo primo tempo con il Napoli che attacca già dai primi minuti. La partita molto accesa già nei primi minuti, con molto fair play in campo. Tra i tanti calciatori dell'Inter c'era un pochettino di attesa perché si ci aspettava. È vero, si io mi aspettavo che potesse giocare dal primo Zielinski, per vedere un po' Zielinski come giocare, come poteva giocare contro l'Inter, che sarà ormai la squadra dal prossimo anno in poi. In realtà così non è stato neanche entrato in partita. Il buon Calzona non l'ha fatto entrare, ma qui c'è lo Zambino, ovviamente lo sappiamo tutti, di Aurelio De Laurentiis, ma comunque una mossa fosse giusta, chi lo sa. Mi aspettavo un Napoli un po' più cattivo nella prima parte di gara, invece l'Inter ha fatto un po' più il primo tempo. Infatti qua statistiche alla mano, un 50-50% di possesso palla per entrambe, che comunque le loro occasioni se le sono pure create, entrambe le squadre partendo sempre dalla loro difesa, perché per lo più per l'Inter, che la fase di costruzione parte direttamente da Sommer e poi passa ovviamente a tutto il braccetto di difesa, e non solo, anche ai quinti che giocano molto di possesso palla assieme a Calhanoglu e Mkhitaryan, e poi a verticalizzare o per Thuram oppure in orizzontale per i quinti che vanno a scattare e poi mettono la palla in mezzo. I 9 tiri nel primo tempo per l'Inter, solamente 4 per il Napoli. Nel primo tempo ben 3 sono stati tiri in porta da parte dell'Inter, di cui ragazzuoli troveremo un gol più avanti, e 0 tiri in porta del Napoli nel primo tempo. Allora, la partita praticamente, ragazzi, è un riassunto molto, molto breve. Ci sono state tante, tante, diciamo, possiamo dire, tante frecciatine tra Acerbi e Raspadori nel primo tempo, dove uno attaccato all'altro, e Acerbi fa, ovviamente, molto più fisicato rispetto a Raspadori, molto più alto il difensore nerazzurro. Però, ragazzuoli, la partita è stata anche abbastanza equilibrata su questo punto di vista. Sul punto di vista invece del centrocampo, con la creazione di palle gol, soprattutto l'Inter ha fatto molto molto meglio rispetto a Napoli, che ha faticato, diciamo, non poco. E l'Inter che si porta in vantaggio, come detto, al 43esimo con una superazione costruita direttamente dal basso, come detto prima, da Sommer, che con dei passaggi insieme al braccio di difesa con Bastoni, ragazzuoli, fa costruire l'azione a Mkhitaryan. Mkhitaryan la mette per Di Marco, Di Marco a Bastoni, che su quella fascia sinistra vola e la passa in mezzo a Darmian, che praticamente si mette come un centrocampista offensivo, un CC, un falso 9 dietro a Thuram e Lautaro Martinez. Già si erano messi avanti per cacciare la palla. Bastoni sceglie Darmian, che è leggermente arretrato rispetto ai due attaccanti nerazzurri, e Darmian porta in vantaggio l'Inter al 43esimo minuto, che è veramente un gol molto molto importante, soprattutto per il minuto in cui hanno segnato proprio l'Inter. Nel primo tempo null'altro da segnalare, solamente che nel 46esimo, all'inizio del secondo tempo, nell'intervallo, è uscito Pavard, che nel primo tempo aveva preso un cartellino giallo, secondo me anche un po' per frustrazione, chiedo scusa se non sbaglio, ha fatto un danno ai danni, vabbè, chiedo scusa, un danno su Kvaratskhelia, però non ne ho
Non me lo ricordo onestamente precisamente, quindi entra Bissek, secondo tempo molto più equilibrato, infatti in totale hanno fatto 3 tiri in porta all'Inter con 0 gol e 3 tiri in porta in Napoli, dove Napoli trova la rete all'81esimo minuto con Juan Jesus su calcio d'angolo, praticamente dopo una ribattuta si trova Juan Jesus da solo con la porta praticamente sbalancata a poter segnare. Purtroppo ragazzi, questo qua è stato un pareggio e che alla fine è risultato ragazzi finito 1-1, lo sapete tutti quanti, è stato un pareggio ovviamente che è andato molto stretto all'Inter, che gli serviva una vittoria soprattutto per il morale, adesso che c'è la sosta per le nazionali serviva almeno una vittoria per il morale dopo la sconfitta e l'uscita dalla Champions League, questa è la musica, dalla Champions League, quindi serviva una vittoria. Purtroppo questa non è arrivata, ma secondo me nessun problema, è vero, l'Inter secondo me, soprattutto Inzaghi, sta puntando anche a fare, io perlomeno da interista lo vorrei, a fare il record dei punti in campionato di un'unica squadra in un'unica stagione. Vi ricordo che al momento più punti in un'unica stagione lo fece, non mi ricordo in che anno, però la Juve 2014 forse 2015 con Max Allegri in panchina, lo fece la Juve con 102 punti. Adesso, prima di questa partita, l'Inter poteva fare massimo di 105 punti. Adesso, dopo questo pareggio, l'Inter ancora può superare il record della Juventus, ma ne può fare solamente ancora 102, beh, 103 punti, quindi superare quello della Juventus di un punto. L'Inter è giocata a favore, comunque ce li ha, perché non gli rimangono sfide importantissime, tranne due o tre. Vi ricordo il calendario dell'Inter, che ha la sfida contro l'Empoli, quella l'Udinese e Cagliari, che dovrebbe essere tre partite consecutive da poter vincere, secondo me, senza nessun problema. E solamente ad aprile c'è 5 partite, quindi Empoli, Udinese e Cagliari, poi una partita molto importante lunedì 22 aprile contro il Milan, e contro il Torino, Sassuolo, Frosinone, Verona e Lazio, che comunque sono sfide un po' più complicate, e secondo me quella più complicata ovviamente contro quella del Milan, ma anche quella contro la Lazio non è facile. Però secondo me l'Inter potrebbe riuscire, ragazzuoli, a fare i 105 punti, i 103 punti. È vero, dovrebbe vincere tutte quante, ma questa Inter non è impossibile che le vinca tutte. L'unica due che possono mettere realmente in difficoltà sono il Milan e la Lazio. L'unica squadra che possono mettere realmente in difficoltà questo obiettivo dell'Inter sono il Milan e la Lazio. E, però secondo me neanche troppo. Comunque, ultima cosa, l'Inter va a più 14 dalla seconda e a più 18 dalla terza, quindi più 14 da Milan che secondo, direi che è un ottimo risultato per adesso della stagione dell'Inter e soprattutto della squadra nerazzurra di Simone Inzaghi. Noi ragazzuoli ci vediamo direttamente domani con un nuovissimo video qui su Ivan Game Sport alle ore 13 e niente ragazzi, vi auguro una buona giornata, ciao ciao e buon pranzo.